Ciao a tutti, Gioinio, sono Mario, Gioi10 e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo videovlog qua sul mio canale. Post partita Santa Pellicinento Trapani, è finita 2-2, ragazzi, sono veramente molto arrabbiato perché una squadra che fino al 52esimo vinceva 2-0. E poi si fa recuperare e la partita finisce 2-2, soprattutto con una squadra che come il Trapani, che oramai è in zona playout. Vincere quest'oggi sarebbe stato un qualcosa di incredibile, anche perché il primo tempo il Trapani l'ha completamente dominato, ha fatto i due gol e appunto, oltre ai due gol, l'ho anche dominato per il modo di giocare, ecco, cosa che nelle altre partite non aveva fatto. Nel secondo tempo, diciamo, il Trapani è entrato in maniera peggiore e poi ha subito i due gol. Insomma, non c'è da rimproverare nessuno, a parte un po' la difesa. Oggi ho un po' di tosse e non c'è appunto da rimproverare nessuno, ragazzi. Solo il risultato, che appunto è stato un 2-2, che magari io fino al 2-1 mi sarei aspettato che il Trapani o avesse mantenuto il 2-1 o avesse fatto qualche altro gol. Insomma, il Trapani avrebbe vinto questa partita. Però, ragazzi, mi sembrava un po' strano, perché il Trapani, che in questo campionato ha vinto solo una partita fuori casa, tutte le altre le ha pareggiate e perse, ho detto, mi sembra un po' troppo strano, ecco, che il Trapani oggi vinca fuori casa. Infatti non è stato così. Vi ricordo che domani usciranno le pagelle. Lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Partiamo con il racconto della partita. Allora, al terzo minuto del primo tempo c'è stata una conclusione pericolosa di Russo, bloccata da Greco, il portiere del Santa Pellicinento. Al 17esimo, un'altra occasione pericolosa del Trapani con De Felice. È stato anche annullato un gol a Vitale nel primo tempo, e poi ne sarà annullato un altro nel secondo. C'è il primo gol del Trapani al 22esimo con il gol di De Felice sul calcio di rigore, con una mano, insomma, Koulibaly, il difensore, il centrocampista del Santa Pellicinento, l'ha presa appunto con le mani in aria, e l'arbitro ha fischiato il rigore. Al 33esimo, un altro gol del Trapani, stavolta Santarpia, 2-0 per il Trapani. Praticamente se non sbaglio, calcio punizione. Santarpia ha saltato meglio di tutti, è arrivato sul pallone e con una girata di destra è riuscito a metterla dentro. Il primo tempo finisce con 2 minuti di recupero. Al 53esimo c'è il gol annullato a De Felice, e nel primo tempo c'è stato quello annullato a Vitale, che ve ne ho parlato appunto prima. Poi, ragazzi, c'è stato un cambio. Al 57esimo è uscito Olivera ed è entrato Antezza, quindi non è cambiato assolutamente nulla se non il giocatore, in senso il modo di giocare non è cambiato per niente. Al 68esimo è entrato il capitano Pagliarulo ed è uscito Salvatore Maltese, è uscito zoppicante per un colpo, se non sbaglio, alla gamba. E al 74esimo ha accorciato, insomma, scusate ragazzi, mi ero perso un passaggio fondamentale. Prima del gol annullato a De Felice, al 52esimo c'è stato il gol di Maggio, che quindi ha accorciato le distanze. Al 74esimo, invece, torniamo dove eravamo prima, c'è stato il gol di Tandara, che era uscito al posto di Ovisac nel 66esimo minuto. Appunto, è entrato Tandar e al 74esimo ha fatto gol.
Due minuti dopo il gol è entrato Bonfiglio ed è uscito Russo, che sinceramente non mi è piaciuto molto, però vabbè, poi ne parleremo nelle pagelle. All'82esimo è entrato Pipitone ed è uscito Vitale, mentre per il Santa Maria Cilento, sempre allo stesso minuto, è uscito Sare ed è uscito, scusate, Koulibaly ed è entrato Sare. All'86esimo è uscito De Felice, che rispetto alle altre partite mi è piaciuto molto quest'oggi, ed è entrato Spano al 90, e al 92esimo due chance incredibili per il 2-3, prima Pitone e poi Lupo che si mangia il gol davanti alla porta. La solita, ecco, vabbè, non siamo riusciti a metterla dentro, quindi c'è anche sfortuna, però se il Lupo non la mette dentro, non c'è la sfortuna, ma è colpa di Lupo che non l'ha messa dentro, ecco, però un po' di sfortuna, diciamo, c'è sempre. Al 95esimo è finita la partita, appunto, con il risultato di 2-2, ragazzi. Allora, il Trapani comunque è riuscito a guadagnare un punto. Diciamo, mi sarei aspettato una vittoria, però ragazzi, tenendo conto di come ha giocato il Santa Maria Cilento dal 74esimo in poi, il pareggio va bene, perché con delle chance che hanno avuto loro avremmo anche potuto perderla. Certo è che con delle chance che abbiamo avuto noi l'avremmo anche potuta vincere. Però ragazzi, siamo sempre lì, potevamo andare a 27 punti, siamo stati fermi a 25. Adesso abbiamo il Rende in zona playout a meno 2 e la San Cataldese ha, se non sbaglio, i nostri stessi punti, oppure ne ha 26, non mi ricordo molto bene. Potevamo andare a 27 e essere a 3 punti dall'ottava, dalla nona, e invece, come sempre, questo Trapani ci fa sempre sorprese in male, sorprese orribili. Ragazzi, io spero che questo post partita vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!